tempi sono cambiati, comunque la giovane età non ci sono più le mezze, che un po' è vero, il cambiamento più... come là dipende dai punti di vista. Comunque, lei se lo ricorda l'ispettore Gadget? Qual era la caratteristica dell'ispettore Gadget? O Pop Gadget Ombrello. Bravo! Ma quali sono i cartoni animati di oggi? No, non sono sé. Peppa Pig. Che tu dici? Siamo nel 2021, si sono anticipati. Un po' di sensibilità. Ciao mamma. Un po' di sensibilità nei confronti degli animali in generale. Ma che cosa fa Peppa Pig? Che fa? Cosa? Salta nelle pozzanghere di fango. Quindi una serie di un cartone animato che questa tutto il tempo in loop. Come educare i giovani alla legalità? Come raccontare loro le gesta di chi, per la lotta alla malavita, per una giustizia giusta, hanno perso la vita? Con un linguaggio giovane, dai giovani per i giovani, un linguaggio leggero, divertente, che abbraccia la dura realtà per un futuro migliore. Con Scuola Zoo, la community di studenti più grande d'Italia che oggi scende in campo per la legalità e si unisce al messaggio che da 25 anni porta avanti il Premio Nazionale Paolo Borsellino per la difesa e la promozione di valori quali democrazia, legalità e libertà. La community di Scuola Zoo si unisce all'evento e porta ai giovani la testimonianza di chi lotta contro le mafie. Bisogna lottare per tante cose, ma uno degli obiettivi di oggi è lottare contro la mafia. Abbiamo degli ospiti particolari, ci tengo soprattutto a citare Luigi Leonardi, e noi siamo qui oggi perché se vogliamo lottare e vogliamo farlo da qui al futuro c'è bisogno di ragazzi, ragazzi e ragazzi. Siamo qui presenti noi perché pensiamo di poterli conquistare in un qualche modo, pensiamo di parlare un linguaggio che ci avvicina tantissimo ai ragazzi, e quindi un messaggio lanciato in una giornata particolare come quella di oggi magari arriva un po' più forte, soprattutto da, oddio non sono io il ragazzo, ma soprattutto da ragazzi come noi che, ripeto, hanno voglia di cambiare il mondo in piccoli passi, e oggi lo facciamo nella lotta contro la mafia. Lanciamolo un messaggio. Ragazzi, lo so che qualcuno può vedere quest'argomento distante, qualcuno invece purtroppo lo sente ancora più vicino, ma bisogna essere uniti perché insieme si può fare la differenza. Una giornata importante, importante soprattutto per il futuro, e questa partnership tra Scuola Zoo e il Premio Borsellino è sicuramente un passo importante. Una giornata importantissima perché finalmente si ritorna in presenza innanzitutto, e soprattutto perché oggi abbiamo tanti giovani e l'argomento principale sarà l'antimafia, e questo argomento sarà presentato dai ragazzi di Scuola Zoo a modo loro, quindi è una sorta di passaggio di testimone per le nuove generazioni.